Sono Emily e ho 35 anni e vivo qua ad Arquata da 9 anni. Mi sono trasferita ad Arquata per amore. Non mi sono mai pentita di essere venuta qua. Mi chiamo Ambra, ho 12 anni, vado a scuola e vivo con i miei genitori. Ho due pesci, poi ho sette gatti e un cane. Ora il terremoto c'è, magari stai lavorando in un bar che è un container, passano un camion sulla Salaria un po' più veloce, senti un po' tremare, sei lì un attimo che ti guardi e dici ok, che cosa c'è, cos'è stato? Quindi non è che sparisce la paura, però cambia. È brutto perché a casa mia c'è solo il campanello con scritto il nome della mia famiglia. Vedere che non ci stanno altri tre piani è brutto da vedere. Mi piace disegnare perché papà comunque fa il falegname, quindi un po' di creatività ce l'ho anche da parte sua. Poi mi piace pattinare, andare in bici, fare tutte cose in movimento e anche correre. Il primo ricordo, diciamo, della Croce Rossa è del campo della Croce Rossa di Pretare. E poi negli ultimi anni è sempre stata qua sul territorio. Quello che fanno e che è stato fatto è il fatto di essere costante e quindi di mantenere questo rapporto con le persone. E indubbiamente è una delle cose che è più utile, perché le persone in effetti qui secondo me che hanno proprio bisogno di parlare. Mi piace il suo lavoro, che è molto importante, che si occupa delle persone e è dolce. Quando arriva Babbo Natale, io vorrei tanto una sorellina, perché essendo da sola, poi qua non ci sta quasi nessuno. Sono in casa mia, ho un lavoro a pochi chilometri da casa che comunque mi piace e dove sto bene. Mi sembrerebbe anche troppo chiedere, essendo tra i più fortunati. Io se già le persone fossero felici sarei proprio contenta, perché mi rendo conto che fondamentalmente, cioè, la felicità personale rende comunque una società migliore. Dove fa la maestra? Quando ero piccola, io facevo finta di insegnare a papà e gli facevo fare schede, poi mettevo il voto, mi piace, queste cose. Insegnare qua e pure vivere qua, però comunque quando ricostruisco una casa mia vecchia, che la fanno allo stesso punto, ci andrò a vivere io, poi vedo, penso.